Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video sulla Poland Farm. Mentre si accende il nostro trattore, partito? Sembra sia partito, sì. Quest'oggi andiamo a fare le vendite. È arrivata la neve e come sempre la neve sulla Poland Farm è tanta roba. E guardate come slitta il nostro trattore. Adesso direi di metterci qua e riempirlo. Vediamo, siamo in questa stagione qua. Non mi ricordo più cosa abbiamo, però abbiamo frumento, avena, sorgo e la soia. Allora, vediamo il periodo. La soia, no, frumento sì. L'avena, mi pare che avevano detto. Direi di andare di avena, anche se ne abbiamo poca, però sono sempre soldi. Mentre qua si riempie, perché adesso è un po' un casino muoverci con questo trattore. Lasciamolo acceso, dai. Dobbiamo andare col nostro Fiat al concessionario perché ha una cosetta per noi. L'ho messo qua dentro, dovremmo tirare dentro anche la macchina, anzi dai, ci siamo. Vabbè, no, tanto la macchina, lasciamola lì. Dobbiamo uscire perché c'è la neve, bisogna spalarla e noi non abbiamo ancora nulla, quindi direi che andiamo a prendere un piccolo attrezzo che ci offre la casa. Se riesco a girare, ok. E questo inizia a sbandare parecchio. Quindi almeno pulire la strada. Questo qua, con le gomme grosse, poi è un po' un casino, però essendo un trattore. Ok, ragazzi, la nostra lama è arrivata. Direi di attaccarla dietro perché davanti dà ancora problemini. Quindi la buttiamo qua dietro e dovrebbe andare bene ora. Dovrebbe toccare terra. Ok, sì, tocca terra. Tocca terra, non benissimo, ma meglio di nulla. Poi possiamo direzionarla, se non mi sbaglio. Ok, no, no, l'importante è questo. Ok, invece col destro non si può fare nulla. No. Vabbè, va bene. Allora, gli puliamo un pelino qua anche al concessionario, almeno per entrare. Poi si arrangerà lui. Facciamo un pochino di neve qua. Così che se deve arrivare qua qualcuno ha spazio di manovra. Ok. E vediamo, speriamo che gli vada bene, tra l'altro. Ma di neve ne è venuta davvero tanta. Cioè, non tantissimo, però ne è arrivata. Ok, faccio un'altra passatina. Un po' più leggera. Giusto per il fatto che se hanno bisogno riescono ad entrare. Poi, intanto dovremmo riuscire a spingerla parecchio bene la linea. Ok. Facciamo anche una passata qua all'ingresso, così che non c'è tutta la neve lì, ma si riesce ad entrare. Ok. Vabbè, già che ci siamo, spaliamo fino a casa, dai. Magari qua chi ce n'è poca, lasciamo perdere. Più che facciamo anche un po' di pulizia. Pulizia neve. Ok. Dove sono rimasto? Ok. Giù. Ecco, adesso qua è il pezzo forte, dove è tutto pieno, che ci interessa a noi principalmente. Allora, come vedete, rimane un pelo sollevata, quindi non riusciremo a pulire tutto quanto, però l'importante è, cioè, liberare la strada per il nostro trattore. Allora, andiamo verso la trebbia che è rimasta fuori. È un po' un problema, la neve per la trebbia. Dovremmo tirarla dentro il prima possibile. Sto facendo fatica qua. Guardate quanta che ce n'è. Dai. Dovremmo farcela. Adesso abbiamo finito. Ok.
Beh, già che siamo qua, entriamo da questo a sto punto, eh. Tanto bacche non ne abbiamo. Ok. Giusto da fare una passatina qui. Metti caso che dobbiamo passare con i trattori, almeno riusciamo. Non la toglie qua. Mannaggia. Lo so anche il perché. Vabbè, peccato. È vero, un peccato. Dovremmo passare con una qualche lama a una benna, boh, non so. Ok, ora riesce. E anche il nostro coltivatore è in mezzo a tutto quanto. Vediamo se riesco a gestirmi qua, almeno far prima una passata per l'ingresso. E lì sulle mattonelle è un po' un problema. Vabbè, partiamo da là in cima, da là in fondo. Anzi no, non si anda qua. Poi dopo glielo faremo. Ok. Meno male che abbiamo questo trattore, altrimenti con gli altri sarebbe stato un po' un casino. Ok, come detto qua non riusciremo a toglierla. Il nostro Fiat l'abbiamo appena distrutto da sola pianta. Dai dai, andiamo. Andiamo, dato che ne abbiamo ancora. È un po' un problema perché essendo non direzionabile ci lascerà, dovremmo lasciare della neve in mezzo, però sistemeremo. Guardate come ci si diverte questo trattore a salire su e giù sui cumuli. Tanta roba, tanta tanta roba. Adesso che ormai a breve inizierà il periodo di raccolta. No, cosa ho fatto? Non è entrato nel menu. Qua direi di lasciare un po' così. Ci starebbe a liberarle lì davanti alla tettoia. Devo tirare qua il trattore. Però mi sa tanto che più che liberare davanti alla tettoia andrà a finire che butteremo tutta la neve lì davanti. Possiamo fare. Cercando di non buttare tutto dentro nella stalla. Ok. Togliamogli un pelino qua davanti. E poi l'ingresso alla stalla ci serve. Poi appena ce ne andiamo col trattore risolviamo tutto. Non preoccupatevi. Peccato perché è rimasto tutto il tempo sotto la neve, abbiamo dovuto spalarla via un po' a mano. Infatti vedete, sono rimaste le impronte delle ruote dove non c'era la neve. Dai, l'ultimo pezzetto e siamo a posto per ora, sembrerebbe. Ok, più o meno l'abbiamo spalata, qua davvero ce n'era un sacco. E più di così la lama non riusciva. Dobbiamo fare altre passate, ma in teoria siamo a posto. Più che altro adesso... lasciamolo qua da parte. Vorrei vedere se è da spalare. Da che parte dobbiamo andare a venderla. Allora, stavano dicendo qua è avena. Avena dove si butta? Cioè dove si vende? Sto istinto a dire dove si butta, ma dove si vende? Allora, qua mostra fluttuazioni prezzo. In teoria i punti vendita sono tutti qua. Esatto. Quindi andiamo lì e vediamo un po'. Nostro mezzaccio questo qua. Questo è un mezzo che rimarrà per un bel po'. Sembra andarvi anche abbastanza bene.
Aspettate, l'ho messo il contrassegno luogo? No, non l'ho messo. Contrassegno luogo. Ok, visto. Il capannone il primo a destra. Meno male che non si deve andare in su perché guardate quante ce n'è rimasta. Anche se in realtà... Dov'è l'ingresso? Era qua. Si può entrare anche da questa. Ok, non lo sapevo. Potremmo dare una pulitina anche qua, Infatti adesso vedrete, guardate come sbanda tutto. Ah! Ah! Abbiamo rischiato di entrare in casa. Oh, signore. No, non sto scherzando, davvero sbanda tutto quanto. La prima qua a destra. Ecco, sbanda troppo, devo frenare di meno. Vediamo se riesco. Ok, adesso vabbè, giornata di vendite oggi. Sfruttiamo tutto. Dobbiamo entrare. No, avvia scaricamento, ok. Ah, devo selezionare forse il cassone. Vabbè, dettagli. Ok, primo andato. Cercando di uscire piano piano. Sono quasi quasi, verrei qua anche con il col Fiat a dare una pulita. Cioè, adesso vi faccio vedere che inchiodo. E ve lo faccio vedere anche che inchiodo dove non c'è la neve. Vabbè, non qua. È come se ci fosse. Però è calpestata. Qui è diversa. Proviamo qua. Vedete, inchiodando. Si nota di poco, però sembra ci impieghi un pelo di meno. Vabbè, adesso svuotiamo tutto quanto. Cioè, dobbiamo fare entrare soldi nelle nostre casse. Ecco, dobbiamo dare anche una pulita qua. Vabbè. Cerchiamo di non girarlo. Bene, bene, così. Ok. La vena siamo finiti. Corsa. Andiamo di sorgo. Sorgo invece dov'è che ce lo pagano bene? Questo qua, contrassegno al luogo. Ok, praticamente i punti sono sempre lì. Soltanto che cambiano, magari uno è la prima casa, l'altro la seconda casa. Adesso sì, dobbiamo raccimolare i soldi per permetterci quei campi, quelle zone lì che stavamo guardando la scorsa volta. Magari la prossima trebbiatura ve la posso anche evitare, perché siamo messi sempre così. Comunque è figa questa casetta, molto molto bella. Adesso vediamo un po'. Entriamo, no, andiamo sempre dalla solita entrata. Così che c'è già un po' la nostra striscia di... le nostre orma, ecco. Ci sono le nostre orme. Allora, questo qua è davvero un casamentone unico. Eccoci. Per via dello snodo, dal peso dietro e ciao. Va dove vuole. È un pelo più piano. Ok, dai dai, vai indietro. Cassone che dovremmo anche cambiare tra non molto, mi sa. Vai di sorgo. Abbiamo guadagnato 20.000 prima, adesso dovremmo guadagnare qualcosina di più. No, guarda. Non ho notato i prezzi. Ma forse prima era un pelo meno. Non lo so, non mi ricordo. Vediamo un po'. Ok, eccoci. Incarreggiata. E adesso direi di vuotare. Cioè di vendere. In realtà voglio dire di svuotare il silos del frumento, se non mi sbaglio. E sarà appunto quel che faremo, così da tirarci su un po' economicamente. Ok. Siamo di nuovo qua. Frena, frena, frena. Sorgo. Sorgo, vabbè. Abbiamo anche la soia. Quindi abbiamo soia, 47.000 di frumento. Andrei di soia allora a sto punto. Soia che... Solo? Solo così la soia. No, la soia la riscarichiamo qua allora. Scusate. Per quel che ce la pagano. Andiamo a vendere il frumento. Sai che abbiamo fatto la stessa cavolata con l'avena, eh?
Vediamo un po' l'avena. Avena? No, era giusto, giusto. Gennaio siamo, vero? Sì. Vabbè, svuoteremo il frumento mentre la soia la terremo. Per quando sarà il periodo giusto della vendita. Perché se no non ne vale la pena davvero. Abbiamo 20.000 litri che potrebbero fruttarci 60.000 euro. Non li vendiamo per 30.000. Cioè, che cavolo. Dai, adesso arriviamo in fondo. Svuotiamo e ci salutiamo qua con il nostro Fiat. Comunque, la neve. Cioè, per rendervi conto, la neve è la prima mappa con la neve, o la prima serie. Aspettate, intanto che metto situazioni prezzo. Ok. Dovrebbe essere. Oh. Andiamo in retro. La prima mappa in cui abbiamo giocato con la neve e la prima serie stessa è appunto questa. Cioè, non la stessa mappa, però una mappa polacca sulla Poland Farm. Infatti la Poland Farm, se mi ricordo, vi metto nel lei in alto a destra la prima puntata della Poland Farm, che era appunto con un Valtra, se non erro. Adesso magari me la confondo con la seconda, però mi pare fosse la prima. Con un Valtra, con la lama da neve, e siamo andati a pulire le strade. E poi l'ho usata anche una volta sulla mappa, sulla serie alpina. Però la prima vera e propria, se non mi sbaglio, è la Poland Farm, la prima serie. Comunque, doveva uscire, ecco, un ritorno, dei video in vecchio stile. Non ho ancora avuto tempo. Cercherò il prima possibile, davvero. Però aspettate, che piano piano arriveremo. Adesso stavo guardando un pelo se tornava qualcuno sul canale, perché davvero portare video con così poca gente. Cioè, vi ringrazio a voi che ci siete, però rispetto a tempo fa, davvero molti se ne sono andati. Stavo aspettando appunto che ritornasse qualcuno. Comunque, io vi saluto, vi ringrazio, spero che vi sia piaciuto il video. E nulla, noi ci vediamo prossimamente con un nuovissimo video. Ciao a tutti e alla prossima!